Non solo Cabal. Giuntoli prepara un'altra giuntolata. Cabal è un giocatore che è arrivato in totale e totalmente a sorpresa. E quindi un giocatore che non ci aspettavamo, e Giuntoli ci ha dato il colpo di scena. Ne avevamo parlato, ma pochissimo, soprattutto in orbita non tanto Juve quanto acquisto, ma come operazione di disturbo con l'Inter. Invece altro che disturbo, lo ha preso in mezza giornata. Potrebbe esserci anche un altro colpo di mercato simile a questo per un giocatore che intriga molto, sia Giuntoli che Thiago Motta. La nuova giuntolata. Beh, scopriamo tutto il dettaglio qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo che sarete sempre aggiornati in maniera costante e gratuita, quindi mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like ai contenuti, diteci la vostra qui sotto nei commenti in merito al mercato Juve, come si sta sviluppando secondo voi. Siamo di fronte a una stagione importante, impegnativa, ci saranno tante competizioni, quindi seguiteci in un canale in cui trovate tutto assolutamente gratuito, quindi non vi costa assolutamente nulla. In un mondo dell'intrattenimento in cui ci sono costi settimanali, mensili, giornalieri, annuali, qui è tutto gratuito e se vi va ci potete seguire liberamente, così come fanno altre 61.000 persone che ormai da anni ci danno il loro supporto, ripeto, gratuito. Andiamo alla notizia. Perché? Perché ha riportato Fabrizio Romano una notizia molto interessante sulla Juventus, su un interesse per un calciatore che è giocatore intrigante e che è proprio in perfetto stile Giuntoli. Perché Giuntoli sta andando su colpi sicuri, da Krasuitz, Thuram in porta di Gregorio, si cerca Kuhnmeier, si cercano esterni di qualità importante, però su altri ruoli tipo i terzini, beh, c'è il Cabal di turno, poi vedremo altri nomi. C'è per esempio il nome di Yılmaz, terzino turco di proprietà del Friburgo, su cui è la Juventus. Berkay Yılmaz, giocatore molto interessante, attualmente impegnato nell'europeo Under 19. Potrebbe essere questo un colpo molto interessante, perché la Juventus vede in questo ragazzo, un calciatore turco di 19 anni, nato in Germania ma di nazionale turca, che è di proprietà del Friburgo. Giocatore che intriga molto per le sue qualità. Ha giocato tutta la sua carriera, praticamente quasi tutta la sua carriera, al Friburgo, ed è uno di quelli che ti viene fuori dal settore giovanile e dici: che fortuna avere un giocatore del genere che ti viene dal settore giovanile. Il Friburgo confida molto nelle sue qualità, perché lo vede come un ragazzo che tra qualche anno diventa veramente uno che ti fa fare il salto di qualità, ed è un terzino che gioca sulla corsia di sinistra. Qualcuno mi potrà dire: ma a sinistra non hai già preso Cabal? A sinistra non hai già cambiato? Sì, è vero, però a sinistra hai due giocatori che, Cabal e Cambiaso, sono due terzini che però all'occorrenza Cabal fa anche il centrale e ha fatto il centrale al Verona, quindi d'utilità. E Cambiaso l'anno scorso ha fatto praticamente tutti i ruoli tranne il centrale, tranne il terzino a sinistra. È vero che Motta lo sta provando in questi giorni in Germania come terzino basso a sinistra. Lo ha detto lui in una intervista, cioè lo aspettavamo quel ruolo lì, però attenzione, perché lui l'anno scorso ha giocato anche quinto di centrocampo, chiaramente non giocherà così la Juve l'anno prossimo, ma ha giocato anche da mezzala, soprattutto ha giocato molto spesso nell'out di destra. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Juventus potrebbe prendere questo ragazzo come alternativa, con l'idea di poter interscambiare vari ruoli, cioè Yılmaz gioca titolare, facciamo un esempio, vuol dire che Cabal fa il centrale difensivo, oppure Yılmaz fa il terzino a sinistra, vuol dire che in quella partita Cambiaso si sposta nella fascia destra. A Giuntoli piace molto, moltissimo, l'idea di poter interscambiare i giocatori, e lui, rispetto ad altri terzini, è un terzino che è stato provato più in... ha una buonissima propensione offensiva, cioè è un terzino mancino di grande qualità, che quasi sempre ha giocato nella difesa a 4 e che ha delle qualità molto intriganti, si avvicina molto al prototipo di terzino moderno. Secondo Fabrizio Romano, questo classe 2005, perché parliamo di un ragazzo di 19 anni, è entrato nel taccuino di Giuntoli, gli piace molto, lo vorrebbe portare alla Juventus. Chiaramente poi a quel punto è un ragazzo che non ha mai esordito in prima squadra al Friburgo, quindi attenzione, mi aspetto anche che possa essere un'operazione alla Facundo Gonzalez, cioè un ragazzo che arriva con una cifra, perché ai tempi Facundo Gonzalez lo ha preso per 3 milioni, lo dà in prestito alla Samp e poi valuti se è la prima squadra o meno. Quindi anche se dovesse arrivare, non sono sicuro al 1000 per 1000 che andrebbe a fare subito il protagonista direttamente in prima squadra,
però in questo momento l'Europeo Under 19 sta facendo delle grandissime cose. Tra l'altro c'è un bel po' di concorrenza, perché su due c'è anche il Galatasaray, ed è un ragazzo che potrebbe essere intrigante. Un'operazione assolutamente abbordabile per la Juventus, un'operazione che, ripeto, al ragazzo la Juventus non spenderebbe tutti questi grandi soldi, però i contatti sono partiti col classe 2005 del Friburgo. Fabrizio Romano parla di una trattativa, non dico ben avviata, però contatti ben avviati, e quindi si parla di un'operazione che può veramente essere alla portata della Juventus. Vedremo. Come terzini la Juventus in questo momento si sta muovendo così, cioè Cabal è diventato di fatto la prima vera grande alternativa a Cambiaso a sinistra. A destra in questo momento hai Danilo, non fa più parte del progetto De Sciglio, ormai è chiaro, non è stato portato al ritiro e lui lo ha anche confermato, per cui un altro terzino potrebbe anche servire, considerando la grande emergenza. Detto ciò, occhio anche alle posizioni di Gatti e di Thiago Giallo, perché Gatti e Thiago Giallo sono dei giocatori che Thiago Motta potrebbe usare come terzini, nel senso che l'anno scorso al Bologna lui usava una difesa a 4 in cui il centrale, ed era non perché era il centrale ma perché il giocatore più tecnico, si staccava dalla linea dei difensori e quindi gli altri difensori che rimanevano poi si andavano a chiudere in una sorta di difesa a 3, ed era Cambiaso, giocatore più tecnico come detto dei 3, a staccarsi e fare un po' quello che era l'aiuto, diciamo, agli altri reparti. Questo in questa Juve secondo me lo fa il terzino, e in particolar modo lo fa Cambiaso. Gli altri devono essere giocatori invece che si fanno un po' più a stringere, formano una sorta di, in fase di possesso, di linea 3. Quindi ci aspettiamo che l'altro terzino possa essere un giocatore più bloccato. Non a caso c'è Danilo da quel lato, ma attenzione anche a Gatti, perché anche Gatti potrebbe fare il terzino bloccato. Un po' immaginiamocelo alla Posch, cioè quel difensore che in passato ha fatto anche il centrale e che si mette in quella zona di campo là, e occhio, potrebbe farlo anche Thiago Giallo. Anche Thiago Giallo in certe partite potrebbe giocare a destra, anche secondo me con l'arrivo di Cabal Thiago Giallo torna a fare il centrale. Secondo me Thiago Giallo potrebbe essere la prima alternativa al difensore titolare, che poi vedremo appunto quando verrà chiusa l'operazione, che porterà al centrale affiancato, che dovrà affiancare a Bremer. Però secondo me Thiago Giallo è uno che può fare il doppio ruolo, può farlo anche Gatti. Però se si continua a lavorare sui terzini vuol dire che ancora non si è completi al 100%, posto che questo ragazzo potrebbe anche poi andare non in next gen, perché non è uno che arriva il Mats, non è uno che arriva in next gen, arriva per andare in next gen, no, arriva in caso per andare in prestito. Vedremo, un giocatore interessante su cui l'evento sta lavorando. Fabrizio Romano parla di contatti ben avviati, vi aggiorneremo nei prossimi giorni su questa trattativa, che potrebbe essere l'ennesima giuntolata per la Juve.